Ciao a tutte e a tutti! Oggi è sabato e io sono Olivia. Pronti a rilassarvi nella vostra spa privata? Immagino di sì. Con le cose che avevamo in casa abbiamo fatto scrub al viso, scrub ai piedi, ma non mi sono scordata del resto del corpo. Infatti oggi ci dedicheremo a quello. Prepareremo due simpatiche ricette di bellezza usando il contenuto della nostra dispensa. Bene! Tutti sappiamo che fare lo scrub una volta alla settimana, ma non più di una volta, soprattutto se lo scrub è fatto homemade, è utilissimo alla nostra pelle per aiutare il turnover delle cellule aumentando l'ossigenazione della pelle favorendo la microcircolazione. È per questo che dopo che lo abbiamo fatto la nostra pelle ci sembra più morbida e luminosa, proprio perché lo è. E vi sta ringraziando tantissimo! Come sempre, prima di procedere con il trattamento, prepareremo la pelle con una doccia o un bagno caldo. Una volta asciutti, applicheremo il composto, procederemo con il solito massaggio circolare, partendo dal basso, quindi dalle caviglie, saliremo su piano piano fino ad arrivare al corpo ed infine le braccia. La prima ricetta è golosissima, credetemi. Vi dico solo che sarete indecisi se mangiarla o spalmarvela addosso. In questo scrub useremo l'ingrediente più amato in assoluto. E quale sarà? Il cacao! Ah, che buono! È un alimento che, oltre a essere buonissimo, in cosmesi ha molte proprietà. È antiossidante, emolliente, senza contare il suo potere antistress e energizzante. Lo useremo in polvere insieme allo zucchero, al miele e un olio di origine vegetale, quello che vogliamo. Per renderlo veramente gustoso io consiglio di usare l'olio di cocco, ma va bene anche quello di semi, di oliva, di mandorlo, insomma quello che avete in casa senza problemi. Ok, procediamo. Abbiamo il nostro olio. Cominciamo con 2 cucchiai di cacao in polvere, 2 di zucchero, 1 di miele, 1 cucchiaio di olio di cocco. Ecco qua. Mescoliamo bene. Come sempre il nostro composto dovrà risultare omogeneo. Ed ecco qua il nostro composto pronto, lo applicheremo massaggiando e poi inforniamo tutto 20 minuti a 180 gradi. Scherzo, basterà lasciarlo in posa una decina di minuti prima di rimuoverlo con l'acqua tiepida. Ma procediamo con la seconda ricetta. Purtroppo non è così appetitosa come quella che abbiamo appena fatto, ma è utile se decidiamo di fare uno scrub dopo la ceretta, per esempio per togliere i residui di cera. Per renderlo il più delicato possibile utilizzeremo come parte solida il bicarbonato. Con i suoi granelli piccolissimi andrà ad esfoliare senza grattare e irritare ulteriormente la nostra pelle. Senza contare poi il suo potere antibatterico, che diventa anche più efficace unito a quello del limone. Con loro useremo anche lo yogurt bianco e il latte per nutrire la pelle e renderla più morbida. Andiamo! Bicarbonato, yogurt, latte e limone. Ci servirà un contenitore abbastanza capiente perché utilizzeremo delle quantità maggiori di prodotto, perché dovremo andare a coprire tutto il corpo. In più vedrete che simpatica reazione avrà il bicarbonato unito al limone. Ovviamente
Poi saremo noi che dovremo regolare la quantità per evitare sprechi o mancanze. Se ne servirà poco di prodotto perché dovremo trattare una zona più piccola, basterà diminuire la dimensione del cucchiaio, per esempio. Se invece ce ne servirà di più, basterà utilizzare il cucchiaio più grande che abbiamo. L'importante è cercare di rispettare le proporzioni che vi darò adesso. Quindi andremo ad usare 2 cucchiai di bicarbonato, attenzione ai grumi. Ecco, 2 cucchiai di bicarbonato, 2 cucchiai di yogurt, 1 cucchiaio di latte e un pochino di succo di limone. Vedete già che schiuma che sta venendo. Bene, mescoliamo bene. Quando avremo un composto bello cremoso, spumoso e omogeneo, sarà pronto per essere usato. Ricordo che dopo l'utilizzo del limone è sempre sconsigliata l'esposizione diretta ai raggi solari. In più, non scordiamoci di passare con una buona crema idratante dopo il trattamento. Perfetto! Ora siamo pronti per il nostro momento di relax. Provate e fatemi sapere cosa ne pensate. Non esitate a commentare. Continuate intanto a seguire il sito e le pagine social del Mare Termale Bolognese. Ciao!